Già da Marchino è il capitano della Trentino Rosa. Ci eravamo lasciati poco più di un anno fa con una grande festa, la festa della promozione in Serie 2. Poi tante cose sono successe, tanta acqua è passata sotto i ponti, adesso però si ricomincia una nuova avventura un po' diversa qui a Pergine. Sì, sono molto entusiasta e quando la società mi ha chiamato, Franco Roberto, subito qualcosa è scattato dentro di me e ho sentito che dovevo venire perché l'affiatamento che c'era un anno e mezzo fa era grande e sono convinta che si potrà ripetere tutto. Adesso gli obiettivi sono, è presto per stabilirli, però insomma le prerogative ci sono tutte per poter far bene. 25 anni e l'insolito ruolo di Chioccia quest'anno, come ti trovi in questi panni? È un'esperienza nuova per me perché di solito ero fra le più piccole, se non fino a un paio d'anni fa la più piccola, quindi è un ruolo che mi riempie d'orgoglio, insomma sono contenta di questa responsabilità che la società mi ha dato, perché insomma è un piacere, ma io mi sento anche impegnata in questo perché insomma ci sono tante ragazze giovani ed è giusto dare il buon esempio, visto che sono una delle più vecchie, spero di riuscire a darglielo. Già, siete un gruppo nuovo di zecca, per cui ci vorrà qualche mese di tempo perché riuscite a trovare la giusta amalgama, il giusto gioco e tutto. Insomma. Sì, gli obiettivi è presto stabilirli, come ho detto, per stabilirli, perché insomma bisognerà prima amalgamare un po' il gruppo, livellare come insomma livello, appunto, perché ci sono ragazze che provengono da categorie più alte, ragazze da categorie più basse, ma questo si potrà stabilire solo dopo un paio di mesi di lavoro. La Coppa Italia servirà da rodaggio, poi con l'inizio del campionato potremo dire a cosa andiamo. Sono già i presupposti però che sia un bel campionatino, bello tosto, Breganze, tanto per ricordare, ha fatto una bella squadra, Bassano, tante altre insomma squadre molto molto interessanti, per cui ci sarà da lottare, questo sicuro. Sicuramente sì, il livello è comunque sceso perché nessuna squadra ha 7 giocatrici di primissimo livello, ma ognuna ha inserito nel proprio organico giocatrici che possono fare la differenza e che si uniscono alle giovani del vivaio, quindi ognuna può dire la sua, nessuna partita sarà scontata e bisognerà lottare dall'inizio alla fine.